Ci troviamo oggi di fronte all'Università Statale di Milano e saremo poi nel corso della giornata di fronte anche ad altre università per sentire l'opinione dei giovani che vivono, che studiano e lavorano a Milano, sull'Expo, su questo evento, per sentire se e come si sente il clima Expo a Milano. Tu sei di Milano? No, sono di Lissone, in provincia di Monza e Brianza. Sì. Ma si sente il clima Expo a Milano, secondo te, in Lombardia si sente o no? Allora, si sente poco, però diciamo che a Lissone non è che impazziamo per questo Expo. Cioè, in generale, secondo me, ci vorrebbe un po' più di pubblicità, un po' più di... Di calore, ecco, a Milano, per questo Expo. Poi c'è la gente interessata, c'è la gente non interessata, c'è un po' di tutto. Tu andrai a vederlo? Hai già prenotato? Non andrai? Allora, sinceramente ci vanno i miei perché, vabbè, è stato regalato il biglietto, eccetera, però io non sono poi così interessata. Cioè, se dovessi andare, andrei alla sera, forse. Perché costa meno? Perché costa meno e perché per chi c'è stato dicono che è veramente divertente. Mangerai anche lì o ti porterai da casa il panino? Ma dipende quanto costa. No, beh, sì, forse potrei mangiare lì. Giusto per mangiare qualcosa magari anche di diverso rispetto al solito, ecco. Ecco, ma in che cosa secondo te una manifestazione di portata globale come Expo è diversa da, non so, la Fiera dell'Artigianato o altre fiere dove si mangia, si possono trovare tante cucine, tanti piatti nuovi? Perché è diverso? Sì. Se è diverso, Perché è Expo, secondo me, cioè non c'è un'altra motivazione più valida. Perché la gente pensa Expo e si immagina di qualcosa di più grande, di più innovativo, eccetera, e poi magari rimane anche delusa, perché magari trova lo stesso cibo che c'è alla Fiera dell'Artigianato e così via, per tutte le fiere che hanno fatto a Milano. Tu hai provato a mandare il curriculum per lavorare in Expo? Sì, avevo provato per mandarlo per lavorare in un negozio di grafica, poi anche per il futuro, cioè non era solo per Expo, era una cosa che avevo iniziato e avrebbe continuato poi in Expo. Però poi per vari disguidi, cose che più o meno la gente sa, non siamo stati informati più di tanto. Quindi secondo te la tua generazione non ha beneficiato qui a Milano di Expo, di questo evento? No. Cioè, anche perché tanti ragazzi hanno mandato tanti curriculum e non sono stati informati, il prezzo è stato detto in maniera sbagliata, la busta paga non era quella che ci avevano detto e quindi diciamo che hanno deciso di levarsi proprio dal Conosci qualcuno che ha rinunciato? Era stato chiamato e che ha rinunciato all'opportunità Expo? Conosco una ragazza che è stata inserita bene in Expo, non so perché, forse io so che aveva anche delle conoscenze dentro, no? Per chi non ne aveva, ha avuto un po' più di difficoltà e quindi sì, ci ha rinunciato. Ok, grazie mille. Senti, secondo te si respira il clima di Expo a Milano o no? Ah, penso proprio di sì, si parla solo di questo argomento ultimamente, quindi sì, direi sì. Andrai a vederlo? Certo, oppure lo sconto con l'università, quindi ne approfitterò. Hai provato a mandare il curriculum per lavorare in Expo? No, perché devo dare un po' di esami per quest'estate, quindi purtroppo no, però avrei voluto, sì. Va bene, grazie mille. Pensi che a Milano si stia respirando il clima dell'Expo? Ma cosa devo dire? A me onestamente non mi sembra molto cambiato rispetto a 2 mesi fa, però negli anni da cui io vivo qui, Milano mi sembra migliorata, è sempre più viva, più vivace. Certo, non è come stare durante la settimana del Salone del Mobile, in cui veramente è pieno di gente dappertutto, le strade, le sere. Adesso, oggi sono passato in Duomo stamattina, un po' più trafficato mi sembrava, però non so dire se effettivamente cambi qualcosa. Tu andrai a vedere Expo, sei già stato? Sì, no, non sono ancora stato, ma andrò sicuramente. Pensi che i biglietti abbiano un prezzo alla portata dei giovani o no? Ma i biglietti, cioè il prezzo può essere anche giusto, però da quanto ho sentito poi è lì che devi pagare un sacco di soldi per mangiare, per bere, quindi uno paga 30 euro di ingresso più altri magari 40-50 per mangiare, se mangi due robe. Quindi questo magari verrà cambiato, ho anche letto che forse stanno pensando a una modifica su queste cose qua dei prezzi. Tu hai provato a mandare il curriculum per lavorare in Expo? Io sono un medico, non mi interessa.
Va bene, grazie mille dottor. Ciao. Senti, secondo te in città si respira un bel clima legato ad Expo o no, qua a Milano? A mio parere sì, l'Expo è stato accolto in, diciamo, maniera più decente di quello che ci si aspettava, perché le aspettative non erano altissime. Io poi personalmente ho intenzione di andare a vedere a breve, però ho sentito i ragazzi che ci sono andati e sono tutti contenti per il momento. Hai provato a mandare il curriculum per lavorare ad Expo o no? No, sinceramente no, io non ho neanche provato. Non ero interessata. I tuoi amici l'hanno fatto? Sono stati soddisfatti? Sono stati chiamati? Onestamente dei miei amici, ragazzi che conosco direttamente, nessuno, però ragazzi che conosco indirettamente l'hanno mandato e sinceramente non li ho ancora sentiti, quindi mi riservo ogni tipo di giudizio, però so che stanno lavorando là. Perfetto, grazie mille. Andrai a qualche evento legato a Expo? Sì, adesso devo ancora vedere il programma, però ho in mente di andare. Grazie. Ciao. Ciao, sono Stefania, piacere. Una cortesia, tu pensi che in città si respiri un bel clima riguardo l'Expo o no? Allora, da quello che è successo, no. Da quello che è successo negli ultimi giorni, no. Però magari col tempo tutto si può sistemare, non è detto. Sono giovani, sono ragazzi, idee un po' così, però si vedrà. Tu hai provato a mandare il curriculum per lavorare ad Expo? No, non ho inviato curriculum, anche perché non ero fondamentalmente interessata a lavorare per Expo, però ci andrò. Pensi che ci sia molto precariato legato ad Expo? Sì, un po' sì, credo proprio di sì, però non lo so, non mi sono molto informata, è brutto ammetterlo, però non mi sono molto informata. E la manifestazione, l'Expo, andrai a vederla o no? L'Expo sì, andrò a vederla sicuramente. E magari a settembre, perché col caldo, gli esami, quindi sì, andrò, però andrò solo una volta. Non andrò. Ritieni che il prezzo del biglietto sia adeguato a noi giovani o no? No, è caro. Per fortuna le università danno appunto questa offerta di 10 euro agli studenti, però è caro, perché io vedo molti giovani che magari lavorano ma non hanno intenzione di spendere così tanto per un'esposizione. Va bene, grazie mille. Secondo te si respira un clima Expo a Milano? Ma dipende, se intendiamo cartelloni e promozione di eventi vari, assolutamente sì, Expo è ovunque, ma invece per quanto riguarda la vita del milanese tipo, in realtà io personalmente non lo sento più di tanto, è una manifestazione, punto. In quello che è stato uno dei primi fast food di Milano, è aperto negli anni 80, un altro marchio, Burghi all'epoca, oggi è invece appartiene alla più nota catena a livello mondiale di fast food, di ristorazione, che è un po' anche nel bene e nel male l'emblema del lavoro non stabile, di nuovi contratti, e per molti, in molti paesi del mondo è il lavoro più semplice, quello dell'operatore di fast food. Oggi è in corso una protesta, la protesta riguarda mancato rinnovo di un contratto di categoria, però è significativo, categorie di lavoratori che anni fa, come quelli dei fast food, non avrebbero protestato, si pensa che il sindacato appartenga solo alle fabbriche, ai consigli di fabbriche, agli operai, oggi invece riguarda altre categorie come gli operatori di fast food. I dipendenti McDonald's sono in sciopero, le persone che tutti i giorni vi salutano, vi sorridono, vi ringraziano, è 2 anni che sono senza contratto, 2 anni, i soldi per Expo li hanno trovati. Ciao, sei già andato a vedere Expo? No. Andrai? Presumo di no. Come mai? Costa troppo il biglietto? No, siamo venuti per un altro motivo, siamo venuti a fare un test universitario alla Bocconi. Quindi non vi avanza il tempo, non avete nemmeno la curiosità? Un evento globale, venite appunto da lontano, la curiosità di vederlo non l'avete? La curiosità sì, infatti spero di venirci entro la fine, però il tempo ci manca in questo momento. Sei già stato a Milano? Sì, sono stato diverse volte nella mia vita. E che clima vedi questa volta durante Expo? Vedi un clima diverso? C'è più sole del sole. No, sicuramente ci sono facce nuove, ci sono persone che sono venute apposta per questo, sicuramente.
da diversi paesi del mondo, credo che l'affluenza sia alta. Hai degli amici che dalla Calabria sono venuti per lavorare a Expo? No. Va bene. Sì. Hai fatto servizio anche oggi? Sì. Quante ore? Oggi ero dalle 9:30 fino all'1:30. Senti, sei andata, abbiamo visto in bici il metro con la bici. Raggiungi il sito Expo con la bici? Sì, io scendo a San Leonardo, poi mi faccio 10 minuti di bici, poi c'è un bellissimo bike park, non custodito, però insomma è sempre vuoto, quindi è utile per chi viene in bici. C'è la pista ciclabile da San Leonardo all'Expo? Sì. Sì, sì, è bella, ci sono tutte le piantine che hanno appena piantato, quindi anche il percorso è carino da fare. Perché vai in bici? È per risparmiare tempo, perché appunto lavoro il pomeriggio, quindi devo conciliare il volontariato col lavoro, quindi mi risparmio 40 minuti al giorno e quindi sono utili, insomma. Senti, un'ultima domanda, ma ti pagano i mezzi per andare a Expo o no? Allora, il rimborso è di fino a 55 euro di mezzi, te li rimborsano. Al mese? Sì. E tu ci staresti dentro? Se andassi tutti i giorni solo con i mezzi? Io scendendo a San Leonardo non faccio l'intero urbano, quindi pago 35 euro di abbonamento mensile, quindi sì. Quindi non vi hanno dato una tessera libera per andare fino a Expo con la metro? No, ti danno il rimborso dopo, devi mandare, dici ho speso tot di mezzi. Rimborso consuntivo. E certo. Mi danno il rimborso. Senti, se tu fossi retribuita saresti più contenta di svolgere l'attività che fai a Expo? Sì, molto. Io prima ho fatto domanda per un lavoro, però appunto non c'erano abbastanza posti disponibili. Ho detto ci tengo così tanto a essere parte di Expo che piuttosto lo faccio gratis, però sicuramente sarei più contenta a essere retribuita. Sì. Grazie mille, buon lavoro allora. Grazie. Ciao. A voi. Ciao. Ciao. Hi, where are you from? France. Are you here for Expo, for visiting Expo? Yes. I think I will go tomorrow. Tomorrow? Yes. Is it expensive, the ticket for Expo, or not, in your opinion? No, because it's amazing. It's amazing, and we can see lot of things, and the price is correct. No. Have you ever been to an expo somewhere else? No, it's so your first time. It's our time. Where do you sleep in these days? Next to Breva. Hotel or hostel? Hostel, yes. Because I'm student and it's expensive. Have you ever been before in Milano? No, it's the first time. Where are you from exactly? From? South of France, Avignon. Avignon? Yes. Thank you. Ciao, tu sei già andato a vedere Expo? No, non sono ancora andato a vedere Expo. No. Ma ci andrai? Sì, ci andrò, penso, sì. Non so bene quando, perché è un po' di casini, ma penso di andarci. Pensi che i biglietti siano cari, il costo? Ma in realtà con la convenzione del Poli è 10 euro, per cui si può fare. Se no, non mi ricordo, in realtà tipo 39. Sì. Ecco, se tu lavorassi e non avessi la convenzione, ci andresti o no, visto il prezzo? Penso di sì, perché avrei un lavoro, quindi tecnicamente avrei uno stipendio potenzialmente, che in questo momento non ho. Quindi. Senti, tu cosa studi? Io studio architettura. E hai visto cambiare molto Milano in previsione dell'Expo, come infrastrutture, nuove costruzioni, architettura dei palazzi? Sì, decisamente. Penso che la maggior parte dei nostri corsi sono, a parte parlare a livello urbanistico delle trasformazioni che ha subito Milano fondamentalmente dal 2010 a oggi, si concentrano molto sul dopo Expo, per esempio, che sarà poi uno dei grossi, delle grosse tematiche dal novembre in avanti per la città. E tu che riutilizzo vedi per quelle aree? Per ora nessuno, nel senso che conosco alcuni padiglioni che sono pensati per essere smontabili e quindi lasceranno semplicemente una piastra di cemento. Per gli altri è una situazione abbastanza difficile, infatti è quello il problema, nel senso che se ne sta discutendo in maniera molto agguerrita qui in facoltà, per cui... Senti, si poteva fare tutto, ti ho detto che rimarrà una piastra di cemento, si poteva fare salvando il suolo agricolo invece, secondo te, come l'orto botanico globale, come era il progetto iniziale? Oddio, per come sono le leggi italiane sull'edilizia, cioè sulla sicurezza in edilizia, no, nel senso che comunque ci vanno tutta una serie di soluzioni tecnologiche troppo invasive per essere lasciate su un suolo non trasformato, per cui no, direi. Va bene, grazie mille, gentilissimo. Polimi. Where are you from? I'm Ugandan. Ah, viene dall'Uganda, chissà dove viene, viene dall'Uganda, Africa. So, have you ever been to Expo? No, I haven't yet been, but I'm hoping to go around July because I'm told that's when most of the pavilions will be more complete.
Allora, ha detto che non c'è ancora stata, ma ci andrà a luglio, quando molti dei padiglioni saranno finiti. So, in your opinion, what do you think about Expo architecture, building of pavilion, and then some buildings and infrastructure, roads and so on, that were made in Milano in last years for Expo? I think it was a brilliant idea. The idea behind it, the whole agriculture theme, was really good. My opinion might be a bit simplified, but my worry is what happens after the Expo to all these pavilions and all the different interventions, how they'll be integrated with things moving forward, I don't know. Allora, ha detto che non c'è ancora stata, che state fatte delle cose belle, è stata una bella occasione Expo, ma il suo timore è sul cosa avverrà sul dopo Expo, su come verranno utilizzati questi padiglioni. So just one question: how is important for Africa the theme of Expo, feeding the planet, energy for life? It's very important for Africa. Actually, it's not just important for Africa; it's important for the world over, because this is it's an issue we tackle with almost every day, and hopefully there'll be a lot to learn and a lot of exposure, and you know, ideas that we can take forward and implement in our different environments. I'm hopeful. Allora, gli ho chiesto quanto fosse importante per l'Africa il tema di Expo, nutrire il pianeta, energia per la vita. Ha risposto che è importante non solo per l'Africa, non solo per la questione in Africa, ma è una questione che riguarda tutti noi del pianeta. Thanks. Grazie. Qui nella Milano dell'Expo è volta al termine, siamo di fronte a un'altra università, la Facoltà di Architettura del Politecnico. Ringraziamo tutte le persone che hanno risposto alle nostre domande. Ringrazio di cuore Elisa Scarano, perché è stata dietro la telecamera e ha organizzato la giornata. Prossimamente la vedrete anche lei in video qui davanti alla camera. Grazie a tutti, alla prossima. Ci troviamo a Milano e oggi andremo a intervistare i giovani per sentire un po' il loro punto di vista su Expo. Milano è la città dove si dovrebbe respirare di più il clima dello slogan nutrire il pianeta e energia per la vita. Andremo a sentire un po' la loro opinione e se intendono andare a visitare questa grande esposizione universale. Il punto di vista giovanile è particolarmente importante, perché Expo è stata anche un'opportunità, o sarebbe dovuta essere un'opportunità per i giovani di questa città, giovani come me ed Elisa, ma sentiremo come sono andate, chiederemo se si sono candidati per lavorare all'interno di Expo, se invece hanno dovuto accontentarsi di fare volontariato, se hanno voluto o richiesto di andare a fare i volontari. Se si possono permettere il biglietto per entrare a Expo e se hanno trovato delle agevolazioni. Perché non dimentichiamoci che a Milano in questo momento, da un tempo ricca e felice Milano, c'è un'emergenza sul lavoro giovanile, sulla disoccupazione giovanile. Sei già andato a visitare l'Expo? Ancora no, però ci andrò presto. Sei incuriosito da questo evento internazionale? Sì, sì, molto interessante, e non vedo l'ora di andare. Tu sei di Milano? Un po' fuori Milano, a Cernusco abito. Però le tue origini sono un pochino più lontane. Sì, vengo da Sud America, si chiama Bolivia il mio paese. E quindi sicuramente andrai anche a visitare il padiglione boliviano, a vedere un po' il cibo. Qual è uno dei vostri cibi più particolari che sicuramente non dovrà mancare all'interno dell'esposizione universale di Expo? Il majadito. Cos'è? Sì. È tipo un risotto. Va bene, grazie allora. Ciao. Ciao, siete già andati a visitare Expo? No, non ancora. Siete incuriositi? Sì, molto, perché ho un fratello che ci ha lavorato e vorrei vedere che cosa ci può proporre. E secondo voi il biglietto per entrare a Expo è un po' costoso? Ci sono tante agevolazioni? In realtà non lo so, però so che la sera costa 5 euro e non mi sembra costosa. Però il resto non saprei. Quindi approfitterai di questo sconto che c'è la sera, insomma. Com'è cambiata la città in questi mesi per l'arrivo di Expo? A parte i cartelli nuovi, mi sembra molto più popolata. Almeno oggi sono andata sulla Darsena e non si poteva passare praticamente. Si schiaccia? Ok. Tu mi dici partito. Di dove sei? In provincia di Como. Provincia di Como. A Como si respira un po' l'aria Expo?
Abbastanza, non quanto Milano, però anche a Como si sente un po' di novità, diciamo, di questa novità che c'è comunque internazionale, quindi sì. Ci sono un po' di eventi, di iniziative? No, beh, eventi no, no, c'è gente che ne parla, comunque amici e amiche che ci sono stati, però vabbè, non eventi no, no. Tu ancora non ci sei stata, andrai presto? Ci sono stata, ci andrò sicuramente più avanti, adesso inizio a far smaltire un po' la confusione e il casino della novità, sicuramente avanti ci andrò, ho già i biglietti, quindi sì. Hai già i biglietti, hai comprato a prezzo ridotto? Ammetto, sì. Perché secondo te comunque il costo era un po' eccessivo? Sì, per essere comunque un evento così grande, ci può anche stare, anche per attutire magari comunque le spese che hanno dovuto affrontare, però secondo me, a mio avviso, il prezzo è un po' troppo alto. Poi ho avuto questa occasione comunque di trovarlo a prezzo scontato, beh, voglio dire. Certo, quindi ne hai approfittato. Sì. Va bene, grazie. Ciao, sei già andato a visitare Expo? Non ancora. Sei incuriosito? Sì, ho intenzione di fare il season pass per studenti a 90 euro anziché 115, quindi è conveniente perché vivendo a Milano comunque ci vado spesso. Posso andare spesso. Bene. E com'è cambiato un po' il clima all'interno della città di Milano? Sei girato un po', sei visto qualche novità in più rispetto a prima, insomma? Beh sì, c'è più movimento, più voglia di uscire anche perché c'è più gente, c'è più voglia di costruire, di fare bella figura, di dimostrarsi. Senti, invece il clima un po' pre-Expo, quello dei lavori un pochino troppo veloci, del fatto che ci siano stati degli indagati, pensi che ha un po' rovinato questa atmosfera di festa per la città di Milano? Ma io credo di no, nel senso che queste cose sono un po' fisiologiche, diciamo, soprattutto in Italia magari. Poi in Italia sono più sottolineate rispetto che negli altri paesi. Però tutto sommato siamo qua e ce l'abbiamo fatta. Quindi sei incuriosito e cosa, diciamo, speri di trovare proprio, che non, cosa non deve mancare all'interno di questo Expo che andrai a visitare? Beh, il clima e il cibo, essendo basato su quello. Sicuramente devi trovare qualcosa di diverso. Qualcosa da mangiare. Cioè. Va bene, grazie allora. Ciao, senti, tu sei già andato a Expo? Non ancora, ma ci andrò per lavoro a breve. Ci andrai per lavoro, non come visitatore allora? Andrò anche da visitatore con la mia fidanzata, sì. Sei curioso un po' di vedere questo salone internazionale del cibo, insomma? Abbastanza, anche se dalle prime letture del web ho dato una rapida letta un po' gli articoli che ne parlano, e anche di gente che c'è stata, che le elogiano un po' più come la fiera del design, come l'evento nazionale, internazionale del design. In realtà quindi si tratta di cibo. Più architettura e meno cibo. Più architettura e meno cibo. A mio avviso, appunto, dovrebbero concentrarsi maggiormente sul cibo, ma sarà così sicuramente, non sono punti di vista. Senti, hai visto che il biglietto comunque è un po', diciamo, oneroso, soprattutto per noi giovani, pensi che sia stato corretto comunque dare la possibilità la sera, verso sera, di pagare 5 euro, insomma? Ieri ci sono stati tantissimi ingressi. Assolutamente, ogni iniziativa che va incontro ai cittadini, anche più al meno ambiente, è sempre un onore per tutti noi. Secondo me le offerte esistono, vanno un po' più, come dire, bisogna prenderle, perché comunque le università fanno le promozioni per entrare degli studenti, pagano solo 10 euro. Gli over 65 magari anche, certo c'è la fascia intermedia dove il guadagno è quello. Senti, ma dimmi una curiosità, c'è qualcosa che proprio non ti convince di questo Expo? Sì, i milanesi che sono poco convinti di Expo, è la cosa che più mi sta sulle balle, sinceramente, che più non tollero, perché devono crederci, è un evento. Domenica scorsa ero qui a pulire Milano con altri 20.000 milanesi, quella fetta davvero. Tu sei venuto qui a pulire? Ero qui a pulire Milano, in questa via, in via Carducci, ero con la mia compagnia. E ti sei sentito in una grande comunità
accogliente. Sì, è stato un evento che ha portato in piazza, come magari non accadeva da tempo, come si faceva una volta, l'evento in piazza. È stato un momento collettivo, di aggregazione collettiva molto importante per la città. Va bene, grazie allora. Ciao. Ah, ciao Tori. Ciao, sei già andato a vedere Expo? Ci ho provato, ho trovato le casse chiuse. Veramente? Perché avevo saputo della riduzione per quanto riguarda la fascia serale, dalle 7 alla chiusura dell'Expo, mi sono presentato per le 9:05, 9:10, le casse erano chiuse. Quindi sei rimasto abbastanza già deluso da questa cosa. Sì. Senti, pensi che ci ritornerai? Ma ci riprovo, sì, per carità. Se proprio non ho nient'altro da fare, allora lo faccio. Però di mio, a prendermi l'impegno di dire vado all'Expo, anche no. Ma nutrire il pianeta energia per la vita è lo slogan di Expo, però non pensi che si stia parlando un pochino più dei padiglioni e meno di cibo? Effettivamente, no, più che dei padiglioni, dei padiglioni non realizzati si sta parlando e dei lavori interrotti e lasciati a metà. Poi in realtà di quello che si sta esponendo è che è il tema dell'Expo, io sinceramente penso che la gente non lo sappia neanche, perché è stato più un caso politico e burocratico che non l'esposizione in sé. È mancata un po' anche la comunicazione, esatto, diciamo. Sì, sì. Va bene, grazie. Ciao, sei già andata a visitare Expo? No, non sono andata ancora. Ma sei incuriosita? Sì, mi piacerebbe andare, magari verso settembre, che magari si smaltisce un po' la folla dei turisti, ecco. Tu hai provato a mandare il curriculum per lavorare a Expo anche, non so, come volontaria? No, perché comunque io mi sto laureando ma in un altro ambito. Quindi non eri interessata a questa cosa. Interessata. Senti, hai visto un po' la città cambiare? Che clima si respira? Beh, sicuramente Milano si è aperta di più al mondo, si respira un clima di apertura e di curiosità verso quei nuovi paesi che sono venuti a fare l'esposizione universale. C'è stata comunque la voglia di migliorare questa città per dare una bella immagine dell'Italia. Quindi questo ha portato un po' un po' di positività, anche se sappiamo che dietro Expo c'è un po' la corruzione, c'è stata corruzione anche, ecco. E questa cosa secondo te ha un po' rovinato il clima festoso di questo evento? Sicuramente la corruzione dietro Expo ha un po' rovinato la manifestazione in sé, comunque anche l'immagine un po' dell'Italia, che risulta essere sempre quella dove si ruba, c'è il magna magna. E per io che studio giurisprudenza, comunque è sempre una delusione vedere che dove potrebbe nascere una cosa pulita c'è sempre qualcosa di marcio dietro. Quindi a te sarebbe piaciuto un Expo così, però diciamo pulito? Esatto. E senza... Ok, va bene, quindi andrei presto? Andrò presto, sì, a vedere un po' la situazione. Auguri. Siete già andati a visitare l'Expo? Io ancora non ci sono stato, però ho sentito parlarne molto bene, soprattutto dei padiglioni del Giappone e dell'Azerbaigian. Quello italiano ho sentito dire che ha lasciato un po' a desiderare, però non avendolo provato di persona non posso esprimere un giudizio oggettivo, sto parlando solo di quello che ho sentito dire. Mentre qui la mia amica dall'America, da San Francisco, c'è stata. Bene. Lascio la parola a lei. Sono stata ieri, però devo dire che quello degli Stati Uniti non è stato niente di che. Però in generale mi ha colpito il fatto che hanno costruito una città. È veramente fantastico. Ciao, sei già andato a visitare Expo? Non ancora. Sei incuriosito da questo evento? Beh sì, abbastanza. Senti, lo slogan nutrire il pianeta energia per la vita è uno slogan che è stato attuato o si parla più dei padiglioni e meno del cibo? Sicuramente è un avvenimento, insomma, di una certa risonanza, quindi è probabile, però insomma aspetto di andare lì per poter giudicare di persona. Okay. Tu andrai dopo le 7 per comprare il biglietto, diciamo, a prezzo ridotto, oppure pensi che sia giusto pagare l'Expo a prezzo pieno, che mi sembra che è sui 35 euro? Credo che prenderò il biglietto a prezzo ridotto, anche perché così si ha la possibilità di andare più volte recuperando anche pienamente il prezzo del biglietto pieno. Anche perché poi all'interno comunque poi si mangia a pagamento. Nel senso? Sì, la verità. 35 euro. Si paga 35 euro, no, infatti, ok. Quindi anche per quello. Sì. Va bene, grazie. Prego, grazie a te, ciao. No.
No. Sei incuriosita da questo evento? Ma non tanto, cioè, boh, non mi interessa. Non interessa. No, perché secondo te lo slogan nutrire il pianeta energia per la vita non è arrivato tanto, magari per noi, soprattutto boh, a noi giovani. Io devo ancora vedere tante cose, quindi però non è che mi interessi, no, c'è un'altra. Non ti è arrivato questo evento di positività che tutti respirano nella città. No. Tu sei di Milano, di dove sei originario? Io sono di Asti, originario di Capoverde. E niente, io sinceramente sono contro perché, a parte il discorso speculativo prima ancora che iniziasse, vabbè, quello comunque in Italia siamo abituati. E comunque mi sarebbe piaciuto fare una visita, ho guardato i prezzi, sono comunque fuori portata secondo me per un momento del genere, per quello che è la situazione economica del momento. E a parte che ormai c'è una sfiducia in tutte le istituzioni, il governo da già un po' di anni, quindi ormai diciamo l'idea è già subito cestinata, diciamo. Non c'è più proprio. Quindi l'idea appunto dallo slogan nutrire il pianeta energia per la vita ti piaceva, però poi in realtà c'è gente che si nutre i portafogli a discapito sempre comunque di chi fa le cose con buona volontà, appunto. Grazie. Ho stato a qualche evento del Fuori Expo. Sì. Senti, cosa pensi un po' del clima che si respira qui a Milano, ma anche in Italia? Tu sei di Genova, giusto? Sì, lavoro a Milano da tanti anni. Insomma, vedo Milano ben organizzata, che ha voglia di fare e aspetta tanta gente. Però c'è qualcosa che forse non ti convince di questa manifestazione, forse un pochino per i problemi che ci sono stati legati alla corruzione, alla mafia all'interno di Expo? Assolutamente, siamo in Italia e rimaniamo in Italia, si lavora in stile italiano. Io sono italiano e credo nell'Italia e voglio che l'Italia diventi il miglior paese del mondo. Lavoro con l'estero perché si lavora bene anche con l'estero, ma credo fortemente nell'Italia. E bisogna credere nell'Italia, se no siamo rovinati. Assolutamente. L'Expo è una possibilità, va vissuta come una possibilità. Sì, sì, questa comunque si sente questo. La sporcizia che c'è, ma certo. Doesn't matter. Siamo fatti così in Italia, sempre così. Sempre così, però si spera in un cambiamento, assolutamente, soprattutto per noi giovani. Si faranno delle belle cose per Expo. Infatti, abbiamo intervistato molti giovani, abbiamo sentito un clima positivo. Sì. Però tu, arrivando da una città come Genova, una città di lotta, così, di manifestazioni, sono pensi che... Sono assolutamente contro tante cose, attivamente, però non... Però non bisogna focalizzare l'attenzione nei confronti di queste positivo. Cose. Assolutamente. Ok, grazie. Grazie. Ciao, sei già andata a visitare l'Expo? No, non sono ancora andata a visitarlo. Nutrire il pianeta energia per la vita è lo slogan di Expo. Terreno fertile all'interno di questo evento? No, perché secondo me proprio alla base è sbagliato con i tre capisaldi come Coca-Cola, McDonald's e Nestlé. Non sono proprio i tre, diciamo, capistipiti del buon cibo, alimentazione corretta, e insomma, e penso che tutti quanti lo sanno, è palese. Tu sarai presto una futura mamma, quindi sicuramente per tuo figlio ti aspetti un mondo migliore, un po' fuori da queste multinazionali del cibo. Pensi che sia stato mandato anche un messaggio sbagliato alle nuove generazioni? Sicuramente un po' è sbagliato, però bisognerebbe anche vedere poi lo sviluppo della situazione, come va a finire. Magari in corso potrebbero cambiare altre cose, ma come base già la partenza non è una dei massimi, ecco. Forse l'hanno fatto più per una questione economica che veramente per una questione nutrizionale, per quanto sia importante, almeno questo, esatto, questo è quello che si è arrivato. Esatto. Va bene, grazie. Ci autorizzi a mandarlo in onda? Perfetto, grazie. Ciao. Sei già andato a visitare Expo? No, non sono andato ancora. E sei incuriosito dall'evento? Sì, sono curioso e penso di andarci comunque più avanti, però siccome so che adesso stanno ancora costruendo, so che non è ancora del tutto a posto, insomma, sto aspettando ancora qualche settimana per vedere che sia tutto quanto a regime e poi penso di andare.
Cosa speri di trovare all'interno di questa fiera internazionale sul cibo? Non so veramente cosa aspettarmi, cioè so che ci saranno dei padiglioni fantastici, che sarà sicuramente uno spettacolo da vedere, però sono curioso ma non so veramente ancora cosa aspettarmi. Nutrire il pianeta, energia per la vita, diciamo è lo slogan di Expo, però si parla molto di più dei padiglioni. Tu pensi che è mancato qualcosa in questa esposizione universale? Sì, forse è mancata un po' di comunicazione, soprattutto su, perché in realtà ho visto tantissime interviste, tantissime persone che non sapevano effettivamente cosa fosse, e io in effetti, a parte, sì, so l'argomento in maniera generale, però voglio dire la verità, non si è parlato di più, si è fatto un sacco di polemica anche sull'Expo e su cosa, però in realtà dei temi di cui si doveva parlare sostanzialmente ancora zero. Ancora manca qualcosa legato proprio, diciamo, all'ambiente, a questione cibo anche. Sì, direi proprio di sì. Secondo me si parla più appunto dell'architettura che del cibo. Va bene, grazie. Concludiamo qui la nostra giornata di interviste, dove abbiamo appunto chiesto ai giovani milanesi il loro punto di vista su Expo. Ci troviamo nel comune di Milano, all'interno del Parco Agricolo Sud, una delle cinture verdi metropolitane più grandi di Europa, quasi 47.000 ettari. Da qui noi vi vogliamo salutare e mandarvi alla prossima puntata, dove ancora parleremo di Expo, di tutela dell'ambiente e anche dei giovani. Beh sì, un saluto da uno dei gioielli dell'agricoltura periurbana italiana, ma forse anche europea. Siamo appunto nel comune di Milano, a 5 minuti a piedi dalla metropolitana. Sembra di essere veramente anni luce lontano dai centri commerciali, dai fast food, dalla metropolitana e da quant'altro. In realtà non è così. Ci auguriamo, ecco, che questo gioiello venga preservato. Questo è l'augurio più bello, ed può essere il vero lascito che una manifestazione come Expo può lasciare a Milano. Una nuova sensibilità verso l'agricoltura periurbana, perché ricordiamoci che anche questo suolo è suolo che rischia di essere consumato. Grazie, alla prossima.